munitevi di carta e penna perché il segno appunti non c'è. Questa è nostra, pagata, strisciotto la carta. Aveva caldo la pancia, no? Quindi... Ciao a tutti! Giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari, vi diamo il benvenuto nella nostra mansarda, così come lo diamo anche al nostro carissimo Fabione. Ciao a tutti. Fabio, nostro grande amico, che è qua con noi sia per giocare assieme a noi e provare a essere il primo ospite a vincere a casa Giullari, tra l'altro, ed è qua anche per parlarci di un evento che è questo qua di cui tutti noi abbiamo addosso le magliette, che è il Granda Games, ma ve ne parleremo dopo la partita, quindi state con noi. Giusto per chi non ti conosce, che penso tutti, da parte voi forse. Quindi vai, dici due cosine su di te, se hai piacere. Certo, ciao a tutti, io sono Fabio Lamberti di Espansione Ludica, Tana dei Goblin di Savigliano. Siamo un'associazione culturale ludica che organizza serate di gioco e anche grandi eventi come appunto il Granda Games, di cui dopo parleremo. E niente, vi invito a seguire la nostra pagina e vedere cosa facciamo. Che siete a Savigliano. Siamo a Savigliano, che non è molto distante da qui, esatto. In effetti. Infatti è la prima associazione ludica che noi abbiamo frequentato qua sul nostro territorio, a cui siamo assolutamente molto legati. Tesserati. Cioè. Assolutamente tesserati, e la frequentavamo prima ancora che ci fosse la prima sede ancora attuale. Che, esatto, prima ancora che nascesse ufficialmente, anzi. E quindi ci fa molto molto piacere avere Fabio qui e ci fa moltissimo piacere parlarvi di questo evento, quindi mi raccomando, seguiteci. Ma torniamo a noi per il nostro gameplay. Gameplay che, come sapete, è online anche grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon. Qua in alto e sotto in descrizione trovate il link per raggiungere la nostra pagina Patreon e scoprire quali sono tutti i contenuti esclusivi a cui avrete accesso se sceglierete di darci una mano, proprio come fa anche tra gli altri Fabio. Assolutamente. Che ringraziamo. Che non abbiamo minacciato per farlo. No, anzi, cioè non doveva farlo. Io non posso dire certe cose, quindi non le dirò. Però grazie mille a tutti quelli che ci seguono. E quindi Vale, quindi sul nostro bellissimo tavolo Ars Linea vedete preparato Draftosaurus, ovvero, adesso faccio la storiella che mi piace tanto, gli scienziati sono riusciti a clonare i dinosauri e quindi abbiamo un sacco di dinosauri che clonati decidiamo di mettere in gabbia, quindi di fare degli zoo, dei parchi a tema con i nostri dinosauri, in cui dovremo mettere nei nostri recintini secondo determinate regolette. Quindi nel nostro parco di dinosauri è previsto che si vedano dei dinosauri? Questa è una citazione colta che tutti hanno capito. E Jurassic Park, Vale, vabbè. Quindi siamo pronti a iniziare. Si giocherà tutti quanti simultaneamente, se non che un giocatore a turno lancerà questo dado, che è il giocatore più giovane, che è il nostro per Fabio. Di molti anni. Di molti anni, tra l'altro. Dentro questo sacchettino che vedete ci sono i nostri dinosauretti, che noi pescheremo segretamente e terremo nascosti nella nostra mano. E ogni giocatore ne pesca 6. Quindi Fabio parte pure. Sì, assolutamente. Ci sono 6 tipologie di dinosauri, che adesso vedrete. Il brontosauro, il tirannosauro, il losauro, il T-Rex. Quindi io ne ho 4. Hanno colori diversi, ma anche forme diverse, perché sono in legno sagomato. Vai. Ma poi dopo ve li facciamo poi vedere bene. Anzi, andate sulla nostra pagina Facebook dove c'è l'unboxing. Andate sulla nostra pagina Instagram dove ci sono tutte le foto belle del gioco, tutte molto artistiche. Ok. Siamo pronti. Come funziona un turno di Draftosaurus? Noi guardiamo i nostri dinosauretti. Così li vedo anch'io. Ne scegliamo uno. E lo andremo a piazzare. Dove? Dipende. Da cosa? Dal lancio di dado che farà Fabio, prego. Sì. Quindi Fabio lancia il dado e il dado stabilisce per tutti i giocatori che lo dovremo piazzare nella zona delle toilette, ovvero nel lato destro, al di qua del fiume, della nostra plancia. Ogni recinto ha delle regole di piazzamento diverse, darà punti in modi diversi che man mano vi spiegheremo. Quindi in questo momento tutti scegliamo un dinosauro dalla nostra mano, lo chiudiamo nel nostro pugno, e quando tutti avremo scelto lo riveliamo e lo piazzeremo nella zona delle toilette. Tutti tranne chi ha lanciato il dado. Chi ha lanciato il dado può metterlo dove vuole. Non ho nessun vincolo, quindi. Quindi zona delle toilette abbiamo detto. Però aspetta. Facciamo così, va. 1, 2, 3. Oppala. Ok, quindi io lo vengo a mettere qua nel recinto dei dinosauri diversi. Fabio lo metti nella capanna dell'amore e Vale? Io qua nei cuori solitari. Ah, però.
Ok, dopo vi spiegheremo che cosa stiamo facendo. Adesso, ultima cosa che si fa, i 5 dinosauri che abbiamo ancora in mano li passiamo al giocatore alla nostra sinistra. Ok. E quindi questo è un draft, per l'appunto, da cui il titolo, Draftosaurus. Come faranno punti i vari recinti? Per esempio questo qua ci darà punti per i dinosauri diversi. Questo possiamo mettere solo dinosauri tutti uguali fra di loro, più ne abbiamo più punti sono. Qua possiamo mettere esattamente 3 dinosauri, se li mettiamo sono 7 punti, non importa la specie. Qua dove Fabio ha iniziato a riempire, ogni coppia di dinosauri della stessa specie ci darà 5 punti. Dove si è messa Vale, Vale dice: io avrò solo ed esclusivamente quest'unico dinosauro verde in tutto il mio parco. Se ne metterò un altro non gli varrà niente, altrimenti se quello sarà l'unico sono 7 punti vittoria. E questo qua ve lo spieghiamo dopo, come anche cosa fa il tirannosauro, che è un po' speciale. Quindi tiro io il dado e io piazzo dove voglio. Tutti gli altri piazzano dove non c'è un T-Rex. Quindi Fabio in questo momento non potrà piazzarsi qua. Io invece posso ignorare il dado e quindi posso anche piazzarmi qua. Ok. E io faccio così. 1, 2, 3, oppa. Ok, Vale, piazza il T-Rex. Il T-Rex lo può piazzare perché nel momento in cui lo piazza, lì in quel recinto il T-Rex ancora non c'era. E di nuovo passiamo. Noi finiremo quando ci saranno 12 dinosauri nel nostro parco. E voi? Oh, senza divieto di dinosauro, vero? Dobbiamo piazzarci in un recinto che sia vuoto. A parte Vale, che può piazzarsi anche in un recinto che sia pieno. Ah, il numero che vedete scritto qua è il limite massimo di dinosauri che ci può essere in quello spazio. Non l'avevano detto, scusate, intanto devo scegliere che cosa fare. Non so che cosa fare. Ok? E io vengo qui. Perché tu puoi ignorare il lancio del tuo dado. E passiamo. Hai messo il triceratopo a gambe all'aria, Fabio. Guarda. Visto che i dinosauri caldo la pancia, no? E quindi, I dinosauri settimana rimangono appiccicati, cioè gli aculei dei dinosauri, si chiamano aculei, così, rimangono attaccati alla mano. Ah, quindi. Perché sei sudaticcia? Cosa sei? No, perché rimangono attaccati. Ah, deve tirare il dado Fabio. Deve tirare il dado Fabio. E sappiate che è una critica che ha fatto Albio a questo gioco, che lui trova scomodo dover tenere 6 dinosauri in mano, poverino. È vero. È scomodissimo. È verissimo. No, perché pungono. Non si riescono a tenere ben nascosti agli altri. Ok, quindi dove non ci non sono c'è un T-Rex. Fabio se ne può fregare invece di questa regola. Mannaggia, Pippetta. Lì non posso, là non mi serve. I dinosauri uguali, guarda, io faccio così. 1, 2, 3, pum. Certo. Chissà perché. Chissà perché non mi state facendo arrivare i rosa, che a me darebbe, mettere un altro rosa qua mi darebbe 5 punti. Magari arrivo adesso, cosa ne sai? Non abbatterti. Ah, non mi abbatto. Tiro io. Quindi, zona della caffetteria. Quindi zona a sinistra del fiume. Io invece posso piazzarmi dove voglio. Ok, 1, 2, 3, oppa. E io quindi riesco a fare la mia coppia di brontosauri che mi varrà 5 punti. E ora facciamo l'ultimo draft, che è un piazzamento obbligatorio. E voi però Vale siete obbligati a mettere nella zona boscosa. Quindi questa esatto, zona, quindi vabbè, la zona in alto con io i boschi. Arrivato. Chissà cosa ti è arrivato. Ok, io devo piazzare devo piazzare nella zona boscosa. Molto, io, tipo, okay, ma vai, se io la metto nel qua fiume vale lo stesso. Sì. Noi se non vogliamo o non possiamo piazzare il nostro dinosauro, possiamo scegliere di mandarlo a fare il bagno nel fiume. Quindi lo mettiamo a sguazzare nel fiumiciattolo. Il regolamento non parla di recinto, parla di parco? Parla di parco, assolutamente. Già l'ho sto provando. Il dado l'ho tirato io. L'ho trovato tu, okay. Vale. Sì, perché adesso ritocca a te. Ti sei messo qua, quindi suppongo. Sì, io mi sono messo qua, okay, che era a bosco. Ah, come sta attento, ma non è che c'è uno, perché se no noi imparare, ci trovano io. Io ho paura che invece vorrà lì. Quindi ora ritocca a Fabio, perché allora abbiamo piazzato 6 dinosauri, è iniziato Fabio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e quindi ritocca a te. No, sarebbe molto scortese venire a vincere a casa vostra, che non vuol dire che non lo farò. Esatto. Però vedremo. Comunque, in 3 giocatori abbiamo tolto alcuni dinosauri per tipologia. Sì, 4 dinosauri per tipologia. Informazione così. Per chiaramente sì.
L'unica cosa che cambia è e comunque la cosa carina del Granda Games, che mi piace, che è GG come gioco giullare. Abbiamo scelto apposta, no, l'ho copiato, copiato. 1, 2, 3, 4, 5, aspetta che me ne manca ancora uno. 6. Ok, e Vale dovresti avere gli ultimi 6. Controlliamo, se no partita fallo. 1, 2, 3. Cerca, cerca, dai che lo trovo. È un po' strettino questo. 4, 5... 6, niente, mi dispiace. Ok, e quindi finito questo giro è finito il gioco. Come vedete è molto molto rapido ed è la sua bellezza. Prego Fabio, lancio il dado e dici dove piazzare. Ho tirato io il bosco. Allora, sì, sì, perché sono 6 e sei partito tu, quindi 3, 6, 7. Allora, dove non c'è il T-Rex? Non c'è il T-Rex. Pizza. Che pizza? Allora, dai. Ok, io qua non ho il T-Rex, lo metto. La capanna dell'amore ha un limite di 6 dinosauri che può ospitare massimo. Mm-hmm. Quindi sì. Oppure potresti anche mettere 6 dinosauri diversi, sì. Però fai, non fai punti. E infatti è arrivato. Quindi io tiro, adesso io posso metterlo dove voglio. Io ho contato, sapevo che c'erano ancora tanti blu, quindi mi sarebbe arrivato. Dove l'ho tirato? Sotto il tavolo. E quindi... in no, una zona vuota, in una zona vuota, ma io me ne frego. Ci sono. Come disse Ortensia, perché Ortensia disse me ne frego. Una zona vuota, quindi o là o citazioni là. Citazioni che noi non cogliamo, facciamo finta di essere interessati al gioco. È un'opera di Feidò, ma vabbè, Ortensia ha detto me ne frego. 1, 2, 3, riveliamo azzurro e lo metto qua. Io lo metto qua a fare il re. Ok, il posto del re non l'abbiamo ancora spiegato. No. Vale sta dicendo, io alla fine della partita nel mio parco avrò più arancioni che nei vostri parchi. Ok? O anche a pari merito, va bene. In questo momento direi che... in questo momento assolutamente sì. E dobbiamo passarli? Sì, sì. Perché io ne ho 4. Sì. E quindi passiamo. E direi che Vale ha fatto un'ottima mossa. Dove non c'è il T-Rex? Dove non c'è il T-Rex? E a sto punto il T-Rex, diciamo prima, è chiaramente 1, 2, 3, oppa Stella. È chiaramente il dinosauro che tutti vogliono andare a vedere in un parco di dinosauri, ovviamente. E quindi il T-Rex, come ci dice qua, aumenta di un punto il valore del recinto in cui è. Anche se ci fossero più T-Rex all'interno dello stesso recinto, comunque è solo un punto di privilegio in più. Ancora nessuno ha buttato cosine nel fiume. No. Boh, finché si riesce a fare... tiri tu il dado, giusto Vado, Fabio? Sì. Ok. Caffetteria. Quindi a sinistra. A sinistra. Che schifo. Vabbè. Ah no, no. Perché? Ok, 1, 2, 3. Stella. Ok, io metto qua. Mannaggia. Devi tirare i tuoi. Devo tirare io. Nel bosco, in alto. E io posso fregarmene. Noi no. E questo non lo... Però. Noi no. Bosco. Ma sì, dai, facciamo così. Comunque ce ne so più uno che gira, quindi sono a posto. Ma dai, quanto sono bravo. 1, 2, 3. Oppala. E io lo metto qua giù. Anche se non è bosco, perché posso. Fabio, punti. Provo per dominio sul verde. Vediamo. Sì, sì, io l'ultimo giro. Nero. E quindi ci passiamo l'ultimo. Vale, lanci per l'ultima volta il dado. Madonna! Questo qua è. Questo è chiaro tentativo di sabotaggio. Cerca di vincere per capo tecnico. E quindi lo dobbiamo piazzare nella savana. Prateria, ma io me ne E io. Sì, nella parte marroncina. Mm-hmm. E io mi sa che butterò fiume. Io pure, anche perché io, perché in realtà potrei metterlo qua, ma non mi varrebbe nulla, e quindi allora lo metto nella... Sì, perché non è che tre dinosauri uguali, allora conto le coppie più volte. Non sono promiscui i dinosauri. No. I dinosauri si amano profondamente. Sono fedeli. E quindi lo mando a fare il bagno, perché anche potendolo piazzare si può scegliere di metterlo a fare il bagno. E quindi la partita è già finita, signore e signori. Siamo giunti al termine.
e non c'è un blocchetto segna punti. Però sono stati... Allora, io ho la mia battaglia personale contro i giochi che non hanno i blocchetti segna punti, sappilo. Okay, perché ci sono giochi che non hanno il blocchetto segna punti e segna... Tipo questo. Farebbe comodo. Sì. Però sono stati onesti perché sul regolamento l'hanno scritto. Munitevi di carta e penna perché segna punti non c'è. E quindi, vabbè, apprezziamo. Carta e penna, se non ci ho pensato. Qua c'ho una matita. Dai, qua c'ho il... No, non si può scrivere perché è un volantino di... Sì, sì. Hai il block notes lì della Yellow, mi pare, vero? Quanti scomparti in questo tavolo a linea. Vero, sono cassetti dappertutto. Anche della Yellow, quindi sei anche sponsorizzata. Siamo anche sponsorizzati dal gioco, infatti, che è della Genos, che salutiamo, ma che non è della Yellow. E allora, partiamo da Fabio, l'ospite. Poi mettiamo Albi e poi mettiamo Vale per ultima. Bravissima. Okay. Quindi andiamo, direi, in ordine. Sì. Facciamo i punti di ogni recinto. Sì. Quindi il recinto dell'uguaglianza, dove io faccio esattamente 0 punti perché non ho messo niente. Io ho 8. 8 e Vale 2. Ok. Poi il recinto dei 3. Facciamoli così, questo qua delle maggioranze per ultimo è più facile. Allora, io ne ho 3, quindi faccio 7 punti più 1 perché c'ho il T-Rex, quindi faccio 8 punti. Idem con patate. Esatto. E io nessuno, perché non sono arrivato a 3, sono rimasto a 1. Sei rimasto a 1. Vabbè, sono rimasto da solo. Le coppie. Io ho 2 coppie, quindi sono 10 punti vittoria. Bravissimo. Io una coppia, quindi sono 5. Il mio T-Rex è rimasto da solo, non sono più arrivati T-Rex. E tra l'altro povero T-Rex che ha anche le braccia corte, lì da solo fa veramente niente. Un punto lo dà però. E aumenta di 1 il valore del recinto, non vale un punto di per se stesso. E quindi questo recinto varrebbe 6 punti, ma a te vale comunque 0. Bravo, sei stato molto chiaro, ho fatto la domanda per farlo. Okay? Nel fiume, io ne ho 1, faccio un punto. Uno tu... Uno io tutti. E uno Fabio. Capanna della solitudine. Io ho un unico stegosauro, e salutiamo anche Stegosandro, il di Cartoni Morti, e quindi faccio 7 punti, perché non ho altri stegosandri. Io grazie a mio marito non faccio punti. E io ne faccio anche 7. E tu ne fai anche 7, che bravi. Vero. E capanna della disuguaglianza, non mi ricordo come si chiama, comunque io ne ho 2, sono 3 punti. Avendo un T-Rex faccio 4 punti. Ma basta. Io ne ho... io ne ho 6 più 1, 7. E ma basta. Io ho 10, ho fatto solo quello, quindi... Okay. Maggioranza. Io dico che io ho la maggioranza di T-Rex e ne ho 3. Vale ne ha 2, Fabio ne ha 1, quindi la vinco e faccio 7 più 1, 8 punti. C'è anche Niccolò che lo imita quando parla, Niccolò inizia a fare anche così, sappiate. Certo, prende il meglio dal papà. Io invece ho la maggioranza di arancioni, quindi sono 7 punti. E io di verde anche 7 punti. 7 punti. E puoi fare le somme. Voi intanto... Iniziamo a parlare del Granda Games. Tanto Vale ci metterà tantissimo a fare i conti. Sì, fare le colonne. Quindi, Granda Games, cosa, quando e dove? Allora, cosa è un evento di gioco libero, ma non solo, ci sono anche delle cose sgranitate, quindi ci sono dei tornei, ci saranno delle escape room... E poi gioco di ruolo, gioco da tavolo in tutti i modi che potete immaginare. Ci sarà un'area prestito, ci saranno degli autori, ci saranno degli editori che portano i loro giochi. Ci saranno degli ospiti. Ci saranno degli ospiti molto fighi. Degli youtuber. Che... degli influencer addirittura mi dicono. Quindi ci saranno tante cose. Quando? Il 29 febbraio, il 1 marzo, è il weekend intero, sabato e domenica, dove al Movicentro di Bra, in provincia di Cuneo. Quindi è una località molto... luogo molto facilmente da raggiungibile in treno, perché di fianco alla stazione di Bra, c'è anche un ampio parcheggio di fronte, quindi è un evento tutto tondo, e che l'anno scorso ha avuto una prima edizione molto, cioè, di grande successo, sì. E quest'anno puntiamo a raddoppiare sia il numero di giorni che anche, speriamo, l'affluenza. Sì. Perché l'abbiamo detto, quindi ripetiamo bene le date. Sì, 29 febbraio e 1 marzo a Bra, provincia di Cuneo. Al Movicentro. Tra l'altro Bra, patria della salsiccia, sì, di Bra, infatti, che è assolutamente patrimonio dell'umanità. Salsiccia, con la C, perché proprio... Esatto. Con la C. E so di gente che ha prenotato anche il bollito di Carrù. Così. Vedo, questo io non lo sapevo, ma... Vanno alla Granda Games. Notizie da influencer. Che non sabato dice. Mangiano la salsiccia di Bra e per la domenica si sono prenotati il pranzo... Chiunque sia, ha fatto molto bene, ottima scelta. Comunque abbiamo il punteggio. Sì, allora. Abbiamo il punteggio. All'ultimo posto si classifica Valentina con 30 punti, perché io... Cioè, gli ultimi saranno i primi, quindi... Al secondo posto con 33 punti
Fabio. Sì! Terzo posto con 38 punti, Albi! Yeah! Allora, mi dispiace, sono onesto. Non ci crede nessuno. Ma sei incredibile. No, mi dispiace. Ma non ti preoccupare. Mi dispiace che gli ospiti continuano a non vincere. Si vede, ma Tosca, li sto sbeffeggiando. Rimane l'imbattibilità. Non c'è niente di dubbio, secondo me, che la gente ti stia lasciando vincere apposta. Ma spero, visto il periodo tremendo, spero proprio di sì, perché ho bisogno ogni tanto di qualche... Che il numerino salga un attimino nel mio contatore e allora, ce la stiamo facendo. Però aspettate, perché il gioco in realtà, scusate, sposto i miei, esatto, così li vedete anche meglio. Il gioco prevede anche un lato invernale. Noi abbiamo giocato con la parte estiva, che viene consigliata per le prime partite, ma c'è anche un lato invernale che cambia un po' i recinti e quindi anche i posizionamenti. Quindi il gioco completo sarebbe fare una partita della parte estiva, mettere punti, fare una partita del lato invernale, segnare i punti e sommarli. No. Allora, ti dice, nel gioco dice, se vuoi, come variante potete fare una partita e una partita, quindi, e esatto, fate i punti. Esatto, però la variante è il gioco completo. No, quindi non sappiate è il gioco completo, che... il gioco completo è fai una partita e ho vinto. Ora non cerchiamo scuse varie. Comunque okay, sappiate che c'è anche un lato invernale che cambia un po' il... Sì, cambia un po' il modo di fare punti dei vari recinti, ma ve lo lasciamo scoprire da soli quando vi comprerete una vostra copia di Draft House. Questa è nostra, pagata, strisciato la carta, e allora copri, non fargli vedere niente. Quindi, cosa dire ancora se non ringraziarvi per essere stati con noi fino a questo momento, ringraziare Fabio. Grazie a tutti, e ancora una volta darvi l'appuntamento al Granda Games, dove ci saremo anche io e Vale, sia il sabato che la domenica. E per il sabato stiamo provando a organizzare una roba un po' speciale, per cui insomma non vi diciamo niente, qualcosa, ma bolle. Magari avrete poi in anteprima se seguite la pagina Facebook Granda Games o il sito www.grandagames.it. bravissimo, ci eravamo dimenticati di dirlo. Più che altro guardatelo, perché stanno facendo dei video promozionali veramente molto carini, e per raggiungerli vi lasceremo anche qua sotto in descrizione tutti i link allo sito, pagina Facebook, dove poter seguire tutta quanta questa manifestazione, che non lo diciamo solo perché Fabio è qua, non lo diciamo solo perché è la manifestazione più vicina a noi, ma davvero lo scorso anno ci è piaciuta veramente molto, tantissima affluenza di persone, tantissime belle persone, tanti amici un po' dovunque, non l'abbiamo ancora detto, non so, si può dire qualcuno si degli può ospiti? Dire, si può dire, sì. Okay. Allora, sicuramente ci sarà i podcaster del Nowitzch Buyers Club, che c'erano già anche l'anno, che c'erano scorso, già anche l'anno scorso, e sono tornati proprio perché hanno assolutamente, ci sarà Teo di Recensioni Minute, che ci ha già confermato la presenza. Si vocifera che potrebbe esserci un Andrea Chiarvesio che passa di lì se la moglie non partorisce in quei giorni. E poi ci sarà il podcaster Renato Ligas di Around the Game e tanti altri, ci sarà Tux di Tux Movies, ci sarete voi assolutamente. Noi, e quindi già solo per questo la stazione vince proprio. Venite lì a giocare contro di noi, provate a batterci almeno al Granda Games, perché questo vedremo se è un valore aggiunto, tanto, sì. Ma anche lì io non vi farò come vincere. Si bulleggia, come si pavoneggia, ha vinto la partita, ha vinto a batterci, ma che poi ti stendono con un cazzotto in faccia probabilmente. E quindi siamo giunti alla fine, ancora grazie mille a Fabio per essere stato con noi a perdere, sono venuto apposta, dai. E vi ricordiamo che qua sotto in descrizione trovate il link per raggiungere la nostra pagina Patreon, sulla quale potrete scoprire tutti i contenuti esclusivi a cui avrete accesso se volete supportarci, e per supportarci potete anche iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciarci un like, commentare e condividere questo video con tutti quanti i vostri amici. Ma mi raccomando, seguiteci anche su Facebook e su Instagram, dove troverete comunque dei contenuti extra che non troverete mai sul nostro canale YouTube. Ringraziate anche il nostro favoloso regista Damiano, senza il quale nessun video sarebbe possibile, lasciando un commento qua sotto dedicato a lui. E infine vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I Giullari e Fabio vi salutano, e che il gioco sia con voi. Yes! Bellissima! Bellata, veramente bene! Avete vinto!